Partita la vaga semifinale, Giulio Maschi, Alessandro Mendioli, Leonardo Di Angelo, Francesco Pertolo e Kevin Massa. E sono Alessandro Puziol, poi De Angelis in seconda posizione, poi Bertolo e Massa, questo quando hanno percorso in questo momento 200 metri. Rimane davanti Puziol, seconda posizione per De Angelis, che sembra quasi avere più velocità del portacolori della nuova procedura in uscita curva. Puziol, De Angelis e Bertolo all'interno, non riesce a passare, sono ancora molto vicini, ultima curva in gioco la qualificazione alla finale. Puziol e De Angelis come da pronostico, una gara tiratissima, una semifinale molto... riesce ad andare davanti Ceola, europeo, già medagliato ai campionati del mondo da diversi anni in maglia azzurra, rimane davanti Ceola con in seconda posizione Gobbato, risale Tagliente, qui ha un vantaggio di una circa 4 metri, quando manca un giro salta la campana, Ceola, poi Gobbato, poi Tagliente, questi sono i primi tre, andando in finale sono 22, Ceola e Gobbato. Ceola, dovrebbero essere loro. Ceola e Gobbato in semifinale insieme con Puziol e De Angelis, saranno questi quattro gli Julio Maschi che andranno a giocarsi il titolo più tardi.